Grazie a voi, grazie appunto al Presidente De Caro, grazie ai Vicepresidenti dell'ANCI, al Sindaco, saluto il Sindaco della città che ospita l'Assemblea annuale, il Sindaco Gori, ovviamente saluto e ringrazio tutti i sindaci presenti, consentitemi anche di fare un ringraziamento particolare, mi dispiace che diciamo si sia interrotto per la mia presenza un dibattito che consideravo fondamentale sul tema dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, e quindi voglio mandare un abbraccio al sindaco di Leopoli e voglio dire che il governo italiano continuerà a essere fieramente schierato a sostegno della causa ucraina. Ovviamente voglio dire, Presidente, a te e a tutti i sindaci che sono molto dispiaciuta di non poter partecipare in presenza. E in situazione di normalità non avrei mai mancato un appuntamento di questo tipo, non l'avrei mancato di persona. Purtroppo noi non siamo a qualità, voi sapete che il governo diciamo è nato in un periodo particolare per la nascita di un governo, è nato un periodo nel quale ci sono delle scadenze molto complesse, diciamo a pochi giorni dai tempi che sarebbero necessari ad esempio per la presentazione di una legge di bilancio. Stiamo lavorando al massimo della velocità che ci è consentita, chiaramente essere in presenza alla vostra assemblea mi avrebbe costretto a rinunciare a diversi altri impegni, ho provato e proverò a fare tutto, però poiché tengo ovviamente al ruolo dei comuni, al ruolo dei sindaci, poiché tengo ovviamente all'assemblea, all'importanza dell'assemblea annuale, posso garantire fin da ora che sarò presente sicuramente di persona il prossimo anno.